Giorgio Zamuner, il Padova ha visto oggi un Padova orgoglioso, ha pareggiato 1-1, però aumentano i rammarichi per quello che poteva essere, non è stato, soprattutto il Padova ha visto in questo rush finale, no? Poteva essere un campionato completamente diverso. Sicuramente questo finale di stagione aumenta rimpianto, rammarico per non aver agganciato il treno della salvezza, perché comunque questa squadra aveva nelle corde la possibilità di fare anche più punti di quelli che ha fatto nel girone di ritorno. Scontiamo in maniera pesante ovviamente i pochi punti del girone d'andata, e il dispiacere è che bastava poco per poter fare quello che oggi ha fatto il Livorno a casa nostra. Padova che adesso gira pagina, ci sarà una rimodulazione a livello societario. La domanda socia spontanea: Giorgio Zamuner rimane a Padova oppure? Allora questa è sicuramente una domanda che dovreste fare alla proprietà. Roberto, il presidente, mercoledì farà una conferenza stampa dove annuncerà come sarà la compagine dell'anno prossimo. Io sono in attesa anch'io di decisioni, perché credo che sia opportuno da parte loro fare delle riflessioni su quello che sono stati i miei 3 anni di lavoro a Padova. Chiaramente questo è un'annata che magari può mettere dei dubbi in testa, però come ho dichiarato ai tuoi colleghi in tempi non sospetti, io comunque ho lavorato per la società col massimo impegno, con la massima serietà, con la massima onestà. Purtroppo qualche volta succede anche di sbagliare. Tornando indietro, che cosa non rifaresti per dare una tra virgolette una pagina diversa al libro del calcio Padova, purtroppo tornato in Serie C? Tornando indietro, allestirei subito la squadra del girone di ritorno, anche se ovviamente costava di più di quella del girone d'andata. Non è bello fare nomi, ma c'è qualcuno che magari poteva rendere di più, che invece non è riuscito a raggiungere i cliché previsti? No, allora io direi che nel girone d'andata abbiamo sopravvalutato probabilmente l'organico, probabilmente qualche giocatore che pensavamo ci potesse dare un contributo anche solo all'interno dello spogliatoio, e così non è stato. Nel girone di ritorno si sono compattati bene, però nei momenti topici della stagione non siamo riusciti a avere quell'episodio che ci poteva permettere di svoltare definitivamente. Mi riferisco alla non vittoria col Crotone, piuttosto che magari anche alla sconfitta di Venezia, piuttosto che alla sconfitta di Carpi. Ecco, sono 3 o 4 situazioni dove potevamo agganciare. La classifica finale della regular season rispecchia effettivamente i valori visti in campo quest'anno in Serie B oppure no? È una bella domanda. Oggi retrocede il Foggia, che secondo me è una squadra forte, che però sconta i 6 punti di penalizzazione. Mi ha sorpreso la frenata incredibile della Salernitana, però purtroppo il campo dice questo, e quindi evidentemente la classifica, cioè i valori in campo, sono stati quelli giusti. Grazie a Giorgio Zamuner, direttore generale del calcio. Grazie a voi, buonasera.